Le cose stanno per cambiare. Cosa succederà? Tarocchi interattivi. E allora, ricordo che i tarocchi sono sincronici, si sfruttano la sincronicità, quindi se stai guardando questo video non è un caso, ma è un messaggio per te. Vediamo, le cose stanno per cambiare. Cosa succederà? Allora, mescoliamo, utilizziamo i tarocchi, gli arcani maggiori dei tarocchi e vediamo, le cose stanno per cambiare, cosa succederà? Tagliamo le carte e prendiamo le prime 5 carte e vediamo cosa ci raccontano. Oh, molto molto interessante. Ci sarà una persona potente che avrà un influsso positivo nella tua vita. Potrebbe essere, se sei una donna, una persona, diciamo, che magari potrebbe anche coinvolgersi con te. Non è detto che si coinvolga, però avrete un'interazione. Per adesso vediamo. C'è un giudizio positivo nei tuoi confronti, quindi le cose cambieranno. Persone che pensavano male di te inizieranno a vedere le cose diversamente, inizieranno a vedere il positivo in te, quindi le tue qualità emergeranno. E questo è molto importante perché spesso, come dire, molte persone invece non riescono a, temono che le proprie qualità non vengano valorizzate. In questo caso verranno valorizzate. E poi il problema è che in queste interazioni tu dovresti diventare più precisa, più preciso. Se hai la testa tra le nuvole, rischi molto, quindi cerca di non avere la testa tra le nuvole, cerca di darti un handy, cerca di darti una, diciamo, una base fondamentale. Questo è un punto fondamentale, devi diventare più logica, razionale. E poi c'è da dire che il diavolo è una bella carta, mi piace, avrai persone che cercheranno comunque un po' di manipolarti, cercheranno un po' di, diciamo, però sono persone che non è detto che siano negative totalmente, però devi fare attenzione un po' a non farti manipolare, perché questi cambiamenti potrebbero, diciamo, se vanno per il verso giusto, bene, però fai attenzione che c'è qualcuno che potrebbe avere un grande interesse a manipolarti. E diciamo che ci saranno un po' di eventi che non andranno al meglio, ma non devi comunque scoraggiarti, perché dipende molto da te quello che riuscirai a fare. Soprattutto fa leva su degli incontri che potrebbero essere veramente determinanti per la tua vita, anche da un punto di vista sentimentale affettivo. Metti un like, condividi il video e seguimi su tutti i canali YouTube.